La festa della Toscana è un appuntamento ormai canonico che permette di fare un punto sulla vita civile e culturale della regione e non solo. La libertà di espressione al centro della seduta solenne che ha festeggiato la Toscana come ogni anno il 30 novembre. Un'edizione 2022 che si è aperta con un videomessaggio di Liliana Segre con interventi poi del presidente del Consiglio Mazzeo, della giornalista Federica Angeli, della presidente del CNR Maria Chiara Carrozza e del presidente della regione Eugenio Giani. Mattinata che poi è proseguita con un corteo storico fino a Palazzo Vecchio, dove erano presenti anche i gonfaloni dei comuni. Nel pomeriggio poi ci si è spostati a Cascina per l'omaggio alla tomba di Gregory Summers e al santuario di Montenero per una messa. Infine si è ritornati in serata a Cascina per lo spettacolo Voci di Libertà. La Toscana è stata e sarà terra di diritti. Oggi siamo qui a festeggiare la festa della Toscana per ricordare quando nel 1786 Pietro Leopoldo abolì, primo stato al mondo, prima regione al mondo, la pena di morte. Ma noi ogni anno vogliamo attualizzare questo messaggio. Abbiamo iniziato confrontandoci sul tema dei diritti digitali, poi della lotta all'hate speech, alle parole violente, e oggi la libertà di espressione. Compito delle istituzioni, della politica, è quello di mandare dei messaggi chiari, e il messaggio che vogliamo mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani è quello di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, anche quando alcune questioni sembrano lontane da noi. Pensate a quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi in Iran, pensate a quello che sta accadendo non lontano da noi, nella guerra terribile in Ucraina. Tante donne e tanti uomini non hanno più la possibilità di esprimere un pensiero libero, e come purtroppo ancora oggi nel mondo ci sono più della metà degli stati che applicano la pena di morte, così in tante troppe realtà è stato vietato poter esprimere un pensiero libero, e noi oggi vogliamo mandare questo messaggio forte, che è un messaggio di civiltà, e la Toscana come sempre vuole essere parte attiva, perché la Toscana è sempre stata una terra che non si è voltata dall'altra parte, che per prima al mondo ha abolito la pena di morte e che su queste battaglie di civiltà vuole fare sempre la sua parte. È una vita molto molto dura, perché non hai veramente libertà di dare un pizzicotto sul sedere a tuo marito, perché sai che comunque due persone sono lì sempre fisse a guardarti. È dura sapere che pende sulla tua testa sempre il pericolo che ti possa accadere qualcosa, però ho imparato a vivere, no, come se fosse l'ultimo giorno. Quando me lo ripetevo, non lo capivo 20 anni fa, adesso lo capisco, e quindi ho imparato ad apprezzare tante piccole cose che magari non ho più, e quando mi capitano le assaporo con gusto. No, non vincono sempre loro, è una battaglia, una guerra, passatemi la metafora, in questo momento terribile in cui abbiamo alle porte una guerra, che però è un continuo, non finisce mai. Adesso poco tempo fa hanno scarcerato, come avete visto, Roberto Spada, che è appunto l'uomo della testata che ha minacciato sia me che i miei figli. Siamo in uno stato di diritto, quindi ha scontato la sua pena, però non vi nego che saperlo in libertà allunga i tempi della mia di libertà. Io spero prima o dopo che mi tolgano la scorta, ma se continuano a rimetterli fuori incrementano la loro libertà e diminuiscono un po' la mia. Però appunto le battaglie si vincono e si perdono. Vediamo adesso cosa stabilirà la Cassazione del processo per mafia, e vediamo se a marzo rientrerà in carcere lui. Pentita no, però ho avuto tanti momenti di sconforto in cui ho pensato che fosse giusto mollare, che ormai il mio l'avevo fatto. Però poi vince sempre appunto la voglia di andare a vedere veramente come finisce questa storia, e quindi mi rialzo e mi rimetto in carreggiata per combattere. Però è veramente sfiancante. Io porto il sorriso, perché loro, tra le varie minacce, mi scrissero sui social e anche sotto casa su un muro: ti toglieremo il sorriso. Io lo porto finché riesco, e quindi continuiamo a combattere la mafia anche a colpi di sorriso. Il CNR ovviamente è in prima linea come difensore e anche come ente che tutela la libertà e l'iniziativa della ricerca e l'autonomia della ricerca. Quindi sta anche a noi riuscire a garantire a tutte le ricercatrici e ricercatori questa libertà con i fondi, le infrastrutture e la programmazione della ricerca. Questo è un valore
fattore su cui si fonda poi il progresso scientifico, l'abbiamo visto molto bene con i vaccini, no? I vaccini hanno avuto bisogno di diverse prospettive, anche della concorrenza di diverse tecnologie e poi del metodo scientifico per valutare e validare quella migliore. Senza questa libertà anche di presentare diverse tecnologie e soluzioni, la ricerca non va avanti. Oggi noi rivendichiamo attraverso questa festa la voglia di essere in prima fila sul piano dei diritti. Oggi la lotta per la pace, ma solidarizzando con chi è sopraffatto dalla volontà di guerra, è qualcosa che appartiene alla solidarietà verso il popolo ucraino, ma appartiene poi a tutti i conflitti che nel mondo ci sono. Insomma, la giornata del 30 novembre come voce eco da una Toscana che dei diritti ne vuole essere sempre avanguardia, e quindi diritti sociali, diritti umani, diritti per raggiungere una parità di genere, una Toscana che svolge una funzione fondamentale d'avanguardia su uno scenario che è quello nazionale ma soprattutto internazionale. Molte altre poi le autorità presenti, ecco il pensiero espresso da alcune di loro. La Toscana è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista dei diritti e sempre dovrà esserla. Un altro grande esempio è quello del legame con le amministrazioni locali, e qui sono felice di aver dato il mio contributo affinché venisse data la spilla con il Pegaso, il nostro Pegaso, ai sindaci della Toscana. Un ulteriore collegamento tra la regione e le amministrazioni locali. Credo che si possa fare decisamente molto con un lavoro di squadra. La festa della Toscana torna protagonista non soltanto per la Toscana, ma per mandare un messaggio al mondo di libertà e soprattutto per chiedere rispetto dei diritti umani e soprattutto per portare le donne di tutto il mondo ad essere libere di potersi esprimere, e con loro tutti i ragazzi e le ragazze che stanno combattendo, penso in Iran, per la loro libertà. Dedicare la festa della Toscana all'articolo 21 della Costituzione credo che sia una scelta azzeccata, e credo che la Toscana debba giocare un ruolo in tutti i contesti istituzionali, sociali, nazionali e internazionali, affinché veramente la libertà di espressione diventi un diritto di cui tutti possono godere. Il richiamo che è stato fatto da Federica Angeli, dal coraggio col quale ha affrontato la criminalità di Roma, ci impone anche come istituzioni il coraggio di ricordare tutti gli altri giornalisti, quelli che oggi non possono essere qui a ricordarcelo e quello che non lo possono fare perché sono privati della loro libertà. Jamal Khashoggi, che è morto per aver criticato un governo che di democratico ha poco. E Daphne Caruana Galizia, che ha combattuto, la blogger e giornalista maltese che ha combattuto la corruzione del suo paese e ha pagato con la vita il suo impegno. E poi ricordiamo anche Julian Assange, che oggi è privo della sua libertà perché ha dichiarato di fronte al mondo ciò che alcuni paesi non volevano che venisse conosciuto. Allora, come istituzione abbiamo il dovere anche di ricordare tutti questi giornalisti che ogni giorno perseguono le loro attività in nome della libertà di stampa, di conoscenza, di giornalismo, in nome della libertà di tutti noi di conoscere come davvero stanno le cose, contrari al mainstream e soprattutto contrari a tutto ciò che si oppone alla libertà e alla giustizia. Al centro della festa di quest'anno la libertà di espressione e quanto oggi la limita non sono le solite idee, noi pensiamo sempre alla violenza, all'oppressione. In realtà ci sono condotte più striscianti e pericolose che limitano la libertà di espressione. Stamattina abbiamo assistito al racconto di Federica Angeli e del suo difficile lavoro di giornalista d'inchiesta a confronto con la criminalità organizzata, che la porta a vivere sotto scorta. Ecco, lei ci ha ricordato come uno dei principali fattori limitanti la libertà di espressione è il cedere all'omertà. Lei ha resistito, ma questo richiede molto coraggio e non dobbiamo aver bisogno di eroi, dobbiamo praticare tutti e possiamo fare una cultura della non omertà, non omertosa, che chiama le cose con il loro nome. L'altro grande pilastro, abbiamo ascoltato stamattina Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR, è la conoscenza, perché soltanto la conoscenza, il possesso di molte parole, di molte categorie per chiamare i fenomeni
rende davvero liberi e mette in condizione di esercitare una piena libertà di espressione. Ecco, non omertà, conoscenza, due capisaldi di una piena libertà di espressione. Ed è bello che la festa della Toscana parta proprio da qui, in un tempo nel quale la comunicazione, la narrazione dei fenomeni è importante per poter aggregare pensiero, idee e poi comportamenti civili. Quello che dobbiamo capire ed educare soprattutto le ragazze e ragazzi a partire dalle scuole, anche con quella educazione civica che è fondamentale nel nostro sistema educativo, è il senso critico, cioè dare veramente la dimensione di cosa ciascuno di noi può valutare recependo questa libertà di espressione e di stampa. Quindi tutto si può scrivere, tutto si può dire, ma poi dipende da noi valutare e capire con senso critico quello che è giusto e quello che non lo è. Fa riflettere una cosa però, ogni tanto dovremmo fare anche un po' di autocritica. Ho sentito prima la professoressa Carrozza che parlava di tramandare gli insegnamenti ai ragazzi. Ebbene, quando si insegna ai giovani, lo sport è una delle scuole più importanti per i giovani, e allora non si può insegnare a un giovane ad andare in campo e usare i calciatori come testimonial quando servono delle grandi battaglie, ma poi quando arriva il Qatar che paga ci portiamo ai mondiali di calcio. Quello è un disinsegnamento che si fa ai giovani. Nel pomeriggio la festa della Toscana si è spostata a Cascina, al cimitero comunale, laddove è sepolto Gregory Summer, cittadino americano condannato alla pena di morte all'età di 48 anni, che dal carcere aveva instaurato una corrispondenza epistolare con alcuni studenti di Cascina e che aveva espresso la volontà di essere sepolto proprio in Toscana. Appunto, un gruppo di ragazzi e i loro docenti e la dirigente scolastica di allora scelse di esprimere la propria solidarietà per un americano che era nel braccio della morte e dopo la pena capitale fare tutta quell'attività per averlo sepolto qui da noi, insomma, come fosse un cascinese, in questo caso appunto legando quella che era la storia della Toscana a una vicenda che era lontana ma che era comunque simbolica per proseguire la battaglia contro la pena di morte. A seguire la celebrazione religiosa all'interno del santuario della Santa Maria delle Grazie a Montenero nel comune di Livorno, mentre tanti monumenti venivano illuminati di bianco e rosso. Una lunga giornata conclusasi alla Città del Teatro di Cascina con lo spettacolo Voci di Libertà, teatro, talk e musica in un cartellone realizzato grazie alla direzione artistica di Francesco Carlucci e incentrato sul tema della libertà di espressione. Sul palco Tlon, all'anagrafe Maura Gangitano e Andrea Colamedici, Gaia Nanni e Ginevra Di Marco, con la parte musicale ideata e curata da Francesco Magnelli, i testi di Manuela Critelli, ancora il polistrumentista Andrea Salvadori e poi Giovanni Truppi e il cantautore Vasco Brondi. Beh, stasera parliamo di libertà, declinata nella musica, nella filosofia e poi nelle storie, quindi verranno raccontate delle storie anche molto attuali, storie di libertà di varie parti del mondo, ci sarà molta musica e quello che io con Andrea Colamedici cercherò di fare sarà quello un po' di condurre la serata, quindi di condurre una riflessione che partirà ovviamente da chi sarà sul palco, però in modo che possa essere anche condivisibile, perché la verità è vera solo se condivisa. Beh, insomma, non è facile, però come spesso dico, gli attori sono pieni di difetti, ma sull'empatia se la cavano, sull'ascolto dell'altro, se riusciamo a conoscere l'altro, le differenze, il tema dell'accoglienza è veramente molto semplice. Dobbiamo avere la sensibilità di capire chi abbiamo di fronte, accogliere storie lontane da noi anni luce. Ecco, in questo gli attori, il mondo dello spettacolo ha una marcia, una sensibilità in più.